C'è 105 mi casa. Metti a palla 105, fai sentire che ci sei. Tu ci sei. C'è 105 mi casa. Ciao Giulia, c'è Giulia Penna, Radio 105. Ciao a tutti. Come stai? Bene, sono attaccata al wifi. Beata te, a me non si attacca oggi, hai visto? Mannaggia. Storie vere di radiofonia, Bisogna avere le vibrazioni giuste. Oggi non funziona, c'è qualcosa che non va. Shake è la tua canzone, quando è nata? Allora, è nata un po' prima dell'estate e ci ho lavorato molto ed è uscita, sai che non mi ricordo più, no, è uscita il 7 giugno, okay, su tutti i digital, e poi il videoclip il 10. E il video poi lo abbiamo visto, molte delle visualizzazioni del video, ti volevo dire, sono di Simo J, il nostro regista, che è un tuo fan e che... Hai apprezzato il balletto, scommetto. Sì, sì, ma io l'ho fatto solo per la canzone, in verità il balletto c'è. Cioè... Certo. Okay. Lui diciamo che ti apprezza molto da molto tempo e quindi... Grazie. Beh, perché è venuta ospite parecchie volte, quindi me la ricordo. Grazie. Certo, Simo, certo. Poi se vuoi ti mando un WhatsApp i vocali di quando tu vai via. Va bene. Di cosa dice lui, insomma. Giulia, come stai? Com'è la tua estate fino ad ora? Sei in giro a portare il singolo un po' ovunque? Esattamente. Sono tornata proprio poco fa da Roma. Ho fatto un'altra data a Chieti. Adesso sarò all'Acqua Fan di Riccione. E bene. Un sacco di cose. Sei per in fortuna. Giro. Sì. Sei in giro tanto. Senti, come posso dire? Come viene recepita la tua musica? Dopo un po' di anni ormai, no? Perché per chi non lo sapesse, Giulia Penna parte già con un volto noto nel web, mettiamola sì, così, e poi giorno dopo giorno viene fuori di più l'animo musicale invece. Esattamente, allora io vengo da un periodo, diciamo, un po' di ricerca, quindi c'è stato, rispetto ai miei singoli precedenti, un anno in cui ho voluto proprio ricercare il mio stile, il mio linguaggio, e ho cercato di riportare il linguaggio che ho sul web, quindi naturale, spontaneo, sì, se vogliamo dire anche un pochino romano, no, anche diciamolo, nella musica, diciamolo, certo, anche nella musica, quindi ho voluto proprio essere me stessa al 100%. Dopo un po' di ricerca e sperimentazione è uscita prima Sempre Bene e poi, che mi racconta molto, racconta un po' le mie sfighe, eccetera, la mia vita, e poi è uscita Shake, no? Che vuole essere un po' la cartolina della mia vacanza estiva, la cartolina della mia estate, quindi in realtà sono ripartita a cannone, come dice anche Shake, uh-huh, Spotify a cannone, sono ripartita a cannone per non fermarmi proprio più. Senti, tu stai a Milano da qualche anno ormai, so, perché tre anni, ti incrocio in giro, eccetera. Però nel mentre c'è una scena romana che va veramente alla grande, ne parlavamo qualche giorno fa in radio, c'è un ultimo che vende 120.000 biglietti in 24 ore, guardavo il concerto di Car Brave, anche lì siamo a più di 20.000 persone, c'è proprio una scena, forse anche un po' la parte indie che sta venendo fuori alla grande. Cos'è successo a Roma in questi Assolutamente. Anni? Assolutamente, Roma porta fortuna, è una città potente, dai, c'è questa, appunto, quest'onda positiva che ha travolto anche me, infatti mi ha ispirato molto e stanno uscendo nuovi pezzi, quindi no, c'è qualcosa veramente di magico, di magico, comunque nella nostra capitale. Da un punto di vista artistico sono successe cose molto importanti, veramente forse, molto importanti, forse è la spontaneità che ci caratterizza noi romani che sta un po' colpendo il pubblico, cioè sai, abbiamo questa vena un po' sì, spontanea, molto ironica, che sta piacendo, insomma. Ma le persone forse hanno bisogno di sentire un po' questo, no? Io mi sono dato anche un'altra risposta. Mentre la città negli ultimi anni viene molto criticata, penso proprio alla città, quante volte, no? Sui giornali, telegiornali, l'inefficienza di Roma. Credo che la parte artistica abbia dato una risposta a tutte le critiche che arrivano a una città che indubbiamente resta e resterà per sempre come una delle città più belle del mondo, con qualche problema logistico sicuramente, che cercherà di risolvere, però la parte artistica credo che abbia dato una sua risposta importante. Quindi tu dici che c'è questa sofferenza da sì, una parte che ci porta ad essere secondo produttivi me sì, nella, secondo me nell'arte, sì, no, nella musica. Io cito sempre il grande produttore Franco Godi che dice: per scrivere bisogna soffrire. E quindi secondo me un po' è andata così. Allora, qualche giorno fa chiedo a Giulia Penna come te la cavi con i cartoni animati.
tu mi dici bene, poi io capisco che abbiamo 20 anni di differenza, quindi generazioni di differenza. Poi mi dici bene, però siccome avevi capito che volevo farti cantare un po' di sigle, mi dici fammi cantare Arale. Almeno una, sì. Io sono andato su Google. Cioè io non sapevo cosa fosse Arale. Cos'è Arale? È un cartone fighissimo che guardavo quando appunto ero piccolissima su Super 3, pensa un po'. Un po' alternative, esatto, quindi. Un canale un po' alternativo, okay. C'era Sonia, non sì. so se te la ricordi. E c'è praticamente Arale, che è una bambina robot che è stata creata da questo dottor Slump, che è tipo uno scienziato. Esatto, uno scienziato, okay. Che però lei è curiosa, fa un sacco di casini e quindi lui non gli spiega mai realmente la sua natura e lei gli dice ma perché sono così? Ah, perché okay. faccio questo? È curiosissima e lui cerca di... Insomma, oh, l'avevo di perso. Tenerla. Simo, tu che sei un po' più giovane di me? Sì, ma non così abbastanza. Anche tu l'avevi perso, Arale? Sì, sì, mi ricordavo vagamente la sigla, ma poca roba. Ah, io proprio zero. Comunque, occupiamoci di sigle all'interno del nostro Casaoke partendo da una certezza che è questa. Sta. Poi possiamo anche giocare sui doppi sensi dopo, se vogliamo, eh? Vabbè, il pezzo è bello. Oh, mamma mia. Ci stai qui? Pollo. Proviamo. Sì. Allora, ti do il testo, adesso riparte la base. Quindi Giulia Penn nel nostro Casaoke. Pollon combina guai. Su nell'Olimpo felice tu stai, la beniamina di tutti gli dèi. Sei tu, oh oh, Pollon. Che vocina angelica. Pollon combina guai. Su dai, racconta quello che tu sai degli abitanti di questa città. Comunque, secondo me. Ho dovuto interpretare un pochino, no? Tu potresti cantare le sigle dei cartoni animati. La nuova secondo Cristina me. D'Avena. Sì, hai quella vocina lì, hai quella vocina lì. Ci sono dei blog che parlano molto di questo testo. Se avete voglia di andare sul web a cercare i doppi sensi, che comunque fanno parte della storia dei cartoni animati. Esatto, parla dell'Olimpo, qualcosa che. Sì. È così, ragazzi, è così. La Disney insegna. Mettimi la prossima. Qua c'ero ancora. Più su. Allora, ragazzi, qua c'ero ancora. Più sul cartone animato, sull'iconografia del cartone animato, che non sulla sigla. Parliamo di Doraemon. Ti piaceva, Giulia, Doraemon? Molto, molto. Vai, sentiamo come canti la sigla. Vai, questo è il testo, scusami. Grazie. Doraemon, Doraemon, che gatto spaziale, solo tu ci regali dei gadget speciali, ma chissà come mai. È la nuova quando D'Avena. Poi ce li dai, siamo sempre in mezzo a mille guai. Doraemon, Doraemon, sei il gatto perfetto. Ideale, ma il tuo mini padrone è un vero pigrone. Sai già che dormirà, niente lo sveglierà e perciò in ritardo arriverà. Ragazzi, è la nuova D'Avena anche da un punto di vista mimico mentre canta la canzone, ve lo giuro. Non me ne rendo conto. Sì, sei dentro, capito? Cristina è venuta mille volte qui a fare la puntata con me e ha una particolarità, Cristina, che se metti la canzone dei Puffi, lei in un secondo diventa un puffo, capito? Ed è la magia di Cristina D'Avena. L'hai conosciuta lei? L'ho conosciuta, l'ho vista sì durante un live, sì. Vabbè, è sempre gioiosa, sprezzante, è proprio fighissima. Dovreste stare un po' insieme, secondo magari me, sai? Magari, sarebbe un onore. Ho questa sensazione. Voglio sentire la sigla di Arale. Cartone animato che non è mai entrato nella mia galassia. Quindi uno scienziato che in laboratorio crea questo robottino, questa ragazza. Sì, una bambina. Questa bambina che si chiama Arale. Vai. Chissà cosa accadrà, chissà. Dottor Slump, che cosa inventerai? Tu sei lo scienziato più simpatico, ma non vinci mai e fai solo guai. Sei sempre affaccendato, un po' fanatico. Dottor Slump, che cosa inventerai? Tu bello. Sei lo scienziato più incredibile e ciò che non c'è te lo fai da te, come Arale, mitica e speciale, che hai inventato proprio tu.
Che grande Giulia Penna. Facciamo un momento di radio sempre, tipo una volta alla settimana. Se mi inviti io vengo, ti faccio un po' di cartoni. Con i cartoni animati, ti prego, ti prego. Bella la sigla di Arale. È bellissima, secondo me è una canzone fighissima. L'avrei voluta cantare e scrivere io. Eh sì. Ma anche il beat, hai sentito bello. Un po' anni 90-80. No, no, ragazzi, bello. A parte che nella storia delle sigle dei cartoni animati è pieno di grandi sigle, sì, con grandi canzoni, spesso anche suonate da grandi musicisti, soprattutto quelle degli anni 70-80, e questa mi è piaciuta molto. È bellissima. Qual è stato il cartone animato che ha segnato la tua adolescenza? Ce ne stanno tanti. Guarda, uno che mi piace tantissimo è Alice nel Paese delle Meraviglie. Ok, Felice arrivo anch'io. Un classico. Sì, un classico. E poi, da sognatrice. Esatto. E poi tutti i classici Disney, dai. Ah, ok. La Bella e la Bestia. Cioè, tutti i classici. Cioè, non avrei proprio una preferenza specifica. Mi ricordo che Alice nel Paese delle Meraviglie mi stupiva molto, perché c'erano tutti questi percorsi, il gatto, il brucaliffo stranissimo. Mi ricordo che, pensa, una volta mi ero bruciata col ferro da stiro da ragazzina, perché volevo stirare, sì, cioè, sai, quelle idee. Eri un po' indipendente come bambina, forse. No, non so perché mia madre mi ha detto: vabbè, dai, stira. Io mi sono passata il ferro da stiro sulla mano, e per consolarmi mia madre mi ha messo questo cartone di Alice nel Paese delle Meraviglie, e quindi ho questo ricordo affezionato. Sì, perché erano magici i cartoni. Esatto. Facevano passare anche la bua, è la verità. Esatto. Comunque la differenza tra l'essere femminile e l'essere maschile è evidente in qualsiasi sfaccettatura. Adesso io ho fatto questa domanda a Giulia Penna, cartone animato che ha toccato la tua infanzia, e Giulia lo racconta con gli occhi lucidi, è una sognatrice, sì, parla di Alice nel Paese delle Meraviglie, aneddoti. Se io avessi chiesto la stessa cosa a Simon J, avrebbe detto Holly e Benji, e non avrebbe saputo 100% Benji. Ma senza sapere articolare, no, niente, no, cioè niente, Holly e Benji è la risposta. Benji, lo sapevo, lo sapevo. Il cartone animato, devi sapere Giulia, è quell'argomento che se tu sfiori in radio, se lo sfiori proprio, succede il finimondo, perché tutti vogliono dire la loro, perché sta dentro il cuore di chiunque, esatto, in questo momento sta all'ascolto. Per cui a tutti quelli che hanno mandato dei messaggi al 342 41 15 105 dico che fra un bel po' di mesi, che ne so, a novembre, a dicembre, faremo una puntata sui cartoni con Giulia Penna, e cercheremo anche di coinvolgere Cristina D'Avena. Dai! Perché secondo me può succedere qualcosa di molto molto particolare. Che estate hai davanti, Giulia? Come te la vedi questo fine luglio-agosto tuo? Allora, pieno sicuramente di cose che adesso dovrò fare, ma poi vacanza ad agosto. Ah, se riesci? Spera. Riesci a fare un po' di vacanza? Ma praticamente ho preso, avrò una casa in Sardegna, sai, l'ho affittata. Bello. Così sarò lì, diciamo, di base. Sì. Poi mi sposterò per le varie date che avrò ad agosto. Sai, quindi, chi sta facendo la stessa cosa? Non so se lo seguite sui social, J Balvin. Quindi uguale star. Io. Uguale, uguale. Lui, uguale. Lui ha scelto una casa nella zona di San Teodoro, quindi se guardate la sua pagina Instagram, posta da questa villa in un momento super zen della sua vita. Ma non te l'ho detto, sono ospite a casa sua. Ah, è lì, brava. Scusami, brava. No, hai detto ho affittato. No, non volevo fare troppo spoiler. No, comunque hai, sì. Hai affittato una stanza da lui, perché lui ha preso, sì, una villa grande. Per rientrare un po' delle spese, sta affittando le stanze, Balvin. Certo. E quindi ho capito, è andata così. No, no, mi piace la tua idea. Senti, invece, cosa stai pensando di fare con la musica? Un percorso di singoli? Pensi a un discorso di album? Come la stai impostando? Allora, c'è un percorso di singoli fino a dicembre, poi dal prossimo anno si vedrà, mi piacerebbe fare una raccolta. Ah, okay. Ti dico già da subito che a fine settembre uscirà una mia nuova canzone. Ce l'hai già? L'hai già finita? Ce l'ho già, ma la devo riregistrare. Okay. Però ce l'ho già prodotta, non posso spoilerare. No, va bene, devi cantarla. Esatto, e poi ci sarà l'uscita di un altro singolo entro la fine dell'anno, quindi c'è già tutto programmato. Bene. Non ci si ferma. Quando canti in studio è tipo quando cantavi i primi cartoni animati, cioè entri molto nel pezzo. Sì, entro molto nel pezzo, infatti. Mi mandi un video quando Assolutamente vai. Assolutamente sì. Grazie Giulia, è stato bello ritrovarti.
ti auguro una bella estate e auguro alla tua canzone di fare un bel percorso. Andatela a streamare, si chiama Shake e c'è anche un video, quindi andatelo a youtubare. Sì. Simo, volevi dire qualcosa riguardo al video di Giulia, per favore? Andatelo a youtubare. Ok, ciao Giulia, buona ciao, estate. Grazie. Ciao.